È un progetto molto vecchio, anche noi, con tutte le pesantezze, arriviamo adesso a un traguardo, tutta la parte del palazzo, e qui ci avete una scheda, tutta la parte del palazzo prospiciente la piazza, il mio predecessore, il cardinale Pappalardo, lo aveva destinato al Museo Diocesano. Non è stato facile adattarlo, i lavori di restauro, di mantenimento, di consolidamento. Non è ancora completo, perché, però è già agibile, e soprattutto siccome è stata restaurata, rimessa in ordine la cappella del Borremans, c'è una bellissima cappella che entra nel circuito del museo, noi domani sera alle 18 avremo una breve presentazione di questo e una visita ai locali. Naturalmente per voi che siete della stampa parlata, scritta, ci sono delle vere chicchere che non esistono. Io ho girato in giro per il mondo, vedere dai balconi del museo, vedere queste opere d'arte e affacciarsi e vedere la cattedrale, non sono scene che voi vedrete facilmente in giro per il mondo. Ci sono due sale, una destinata provvisoriamente ancora, perché è un museo in allestimento, ancora mancano tante cose, abbiamo bisogno anche dell'aiuto di tante persone, ci sono dei quadri da restaurare, ma abbiamo voluto aprirlo perché e c'è una sala destinata in questo momento a raccogliere tutta una serie di raffigurazioni di Santa Rosalia, quadri antichi, e un'altra che è dedicata a Santo Stefano, perché la diaconia, il servizio ai più poveri è uno degli aspetti che sta molto a cuore a Nostro Signore e sta molto a cuore all'Arcivescovo. Santa Rosalia è la nostra santa.